neuroscienziati cercano di dare risposte a domande come in che maniera ricordiamo, cosa sono le emozioni, cos'è la coscienza. Rispondere a queste domande ci può permettere di aumentare in qualche modo la qualità della nostra vita, andare verso un invecchiamento più sano e interfacciarci, relazionarci col mondo che ci circonda in maniera più biologica. Si occupano di neuroscienze psicologi, psichiatri, neurologi, anatomisti, biologi molecolari, matematici, fisici, studiosi del comportamento. Un neuroscienziato in generale non può avere tutte queste competenze. Quindi studiare neuroscienze significa approfondire la propria tessera di questo grande mosaico e, dall'altra parte, non perdere mai di vista la visione generale del mosaico. Il vero limite oltre il quale non siamo andati ancora è quello della cura. L'oncologia ci ha messo a disposizione negli ultimi decenni strumenti efficaci per curare il cancro. Questo non è successo per le malattie neurologiche. Oggi, come oggi, si stima che circa 1 miliardo di persone nel mondo soffrono per una patologia neurologica. Le patologie neurologiche sono la principale causa di disabilità nel mondo e tutto ciò è legato principalmente all'invecchiamento della popolazione. Le cefalee, il dolore neuropatico, circa il 10% della popolazione italiana soffre di sindromi dolorose riconducibili a dolore neuropatico e gli esiti dell'ictus. Le epilessie, le encefaliti e le meningiti virali o batteriche e le paralisi cerebrali secondarie sia a traumi esterni sia a cause organiche. Innanzitutto l'evoluzione, diciamo, dei criteri diagnostici, disturbi del comportamento che prima non venivano classificati in questa categoria, ora vengono in qualche modo catalogati come disturbi più o meno gravi di questo spettro autistico. Qui stiamo parlando, nella maggior parte dei casi, di alterazioni nel comportamento, piuttosto che nel neurosviluppo, che dipendono da uno sviluppo cognitivo, da uno sviluppo delle capacità di apprendimento, da uno sviluppo sociale. E qui dovremmo interrogarci su quali tipi di stimoli, quali tipi di modalità di crescita neurologica noi in questa epoca storica stiamo proponendo ai nostri figli. Penso a tutti gli stimoli che portano a isolarli piuttosto che a promuovere una socialità, i mezzi di comunicazione di massa, i social media, quando i ragazzi stanno un'ora, 2 ore su Instagram. Nel cervello si scatenano dei meccanismi che sono analoghi a quelli delle tossicodipendenze. Tutta la neurochimica del reward, della ricompensa, si attiva senza che ci sia stato niente di fisico o di emotivo che lo giustifichi. Il mio mentore diceva sempre che un bambino dovrebbe correre appresso un pallone piuttosto che perdere il suo tempo davanti a un videogioco o davanti a un cartone animato.